Siamo all'interno della sede sociale dello Yacht Club di Puntala, insieme al presidente, il professor Alessandro Masini. Presidente, innanzitutto buonasera e grazie dell'ospitalità. Per fare cosa? Per parlare un attimo di quella che sarà la prossima stagione a livello velistico, a livello poi anche delle attività del club, e poi per fare anche un punto della situazione insieme alla Presidente, che ha già 7 anni alle sue spalle di guida del club. Allora, descriviamo un attimo così in carattere generale il club. Il club è stato fondato nel 1976 e usufruisce di questa sede che è stata particolarmente voluta da uno dei nostri storici presidenti, il professor Bruno Calandriello, che invece è nata nel 1995. È un yacht club che si è sempre dedicato, per sua definizione, allo sviluppo delle attività veliche e di tutte quelle manifestazioni che si possono fare per il mare e sul mare. Noi siamo uno dei due club, giusto per dare quello che è un po' il nostro fiore all'occhiello, vincitore della Louis Vuitton Cup, cioè la possibilità che è qui dietro a noi, che è il trofeo che è ambito dagli sfidanti la Coppa America, e che quindi la sua vittoria ti consente la possibilità di sfidare il detentore, che in quegli anni era stata la Nuova Zelanda. Siamo solo noi e il circolo della vela di Venezia che ne abbiamo un copia. Perché l'originale, che è un trofeo challenge, viene trasmesso di volta in volta, per cui i detentori... È un trofeo circolante. Un trofeo circolante, esattamente, e i detentori possono averne la copia originale fatta dall'originale vincitore e poterlo mostrare nelle proprie stanze. Però qui, Presidente, c'è anche un'altra coppa importante, parliamo. Sì, è una coppa molto importante perché è la Lipton Cup, che è un trofeo assolutamente ambito ed è quello che però viene dato a quello che viene sconfitto durante la sfida di Coppa America ed è quello che arriva secondo. Ma come dissero alla regina d'Inghilterra negli anni della prima sfida in cui la regina, avendo perso dagli americani, da qui il nome Coppa America, il trofeo, chiese chi è il secondo e gli fu risposto: non c'è secondo, maestà. Quindi il primo è il primo, il secondo è nessuno. Non esiste. Allora, torniamo un po' all'attualità. Allora, quali sono un po' le attività dove vedano la presenza dei soci, dei figli dei soci, ma quali un po' le attività sportive preminenti del club? Le attività sportive cominciano fra 10 giorni direttamente qui, perché finisce il periodo invernale in cui c'è un po' di riposo di attività sportive. Noi iniziamo la prossima settimana con il trofeo riservato ai Minisen 50, sono quelle piccole barche di 6 metri e mezzo con le quali si affronta l'oceano, peraltro in solitario, e fanno nel circuito alcune tappe, di cui la prima del 2020 si svolge qui a Puntala, su un percorso lungo un centinaio di miglia, ed è soltanto la prima di queste regate. A seguire avremo tutta una serie di eventi che vanno da eventi nazionali per derive come i 29er che avremo ad aprile, poi avremo la nostra famosa 151 miglia, regata da altura di 151 miglia che parte da Livorno. Quanti e arriva. Sono per ora gli iscritti? È a più di 2 mesi dalla partenza, sono già più di 250
preiscritti. Beh, insomma, una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione che dimostra quanto questo evento, che è nato 11 anni fa per volere e desiderio nostro e dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, alla quale negli anni si è aggiunto poi lo Yacht Club Livorno, cresce di anno in anno. L'anno scorso furono 220 partenti sulla linea di Livorno e quest'anno ci aspettiamo di superare sicuramente quel limite, considerando che a 250 preiscrizioni abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché poi le capacità dei porti in partenza e in arrivo non sono in grado di gestire più di un certo numero di imbarcazioni in contemporanea, perché è vero che arrivano alla spicciolata, quindi i primi fanno... I primi sono proprio le Formula 1. Esattamente, l'anno scorso fece un percorso in 13 ore, 12 ore e qualche cosa, poi gli altri arrivano nel giro delle 24 ore successive, però dobbiamo anche prevedere che magari le condizioni del tempo costringono a tutte le barche ad entrare in porto e rimanerci, quindi più di tanti. Poi dopo il Marina di Puntala, pur essendo un marina attrezzato, gestito in maniera superba, comunque materialmente il numero delle barche, senti, che possono entrare sono quelle. La tua esperienza di velista, cioè che momento è per il velismo in Italia? Cioè c'è attenzione, c'è partecipazione o c'è stato dei momenti erano un attimo più in prima pagina? Qual è un po' la sensazione e la realtà? Questa è una domanda molto interessante. Noi abbiamo avuto negli anni 80, 90 fino ai 2000 una grandissima partecipazione, in particolar modo delle regate d'altura. Poi un po' la crisi economica, un po' oggettivamente gli impegni che gli armatori erano costretti ad affrontare, indubbiamente il numero dei partecipanti alle regate cosiddette sulle boe per barche d'altura si è un po' ridotto e al contrario è cresciuto in maniera molto significativa quella che è la partecipazione appunto alle regate vere di altura, come appunto la 151, la Giraglia e tante altre. Altre che ci sono in Italia e nel Mediterraneo, le quali hanno rappresentato un'attrattiva nuova e leggermente diversa rispetto a regatare intorno alle boe e soprattutto, e questo bisogna anche riconoscerlo e comprenderlo, soprattutto hanno un pochino limitato i costi, perché quando si faceva una settimana delle bocche dove tu stavi una settimana a Porto Cervo e dovevi pagare vitto alloggio agli equipaggi e tutto quanto, indubbiamente i costi erano molto più elevati rispetto a fare una regata di 3 giorni o di 4 giorni dove praticamente si è sempre in navigazione, in barca soprattutto i più performanti ovviamente non dormono, si mangia un pentolone di riso freddo seduti in battagliola e quindi capite che oggettivamente i costi in parte si riducono. Ma oltre questo c'è stato un rinnovo da parte degli armatori di interesse nelle regate lunghe, regate che sono estremamente tecniche e che richiedono una preparazione degli equipaggi e degli armatori di livello importante. Se si pensa che un timoniere di alto livello può rendere al massimo delle sue percentuali di possibilità al massimo 4 ore, come diceva il famoso Tom Blackaller, che è stato uno dei grandi della vela di Coppa America negli Stati Uniti negli anni 70 e 80, voi capite che per una regata che dura 36 o 48 ore, indubbiamente i timonieri che si avvicendano alla ruota o alla barra debbono essere più di uno per poter avere il massimo del risultato. E tutti gli equipaggi sono costretti a dei tour de force di attività con la massima concentrazione, per cui i periodi di riposo sono sempre scadenzati e molto ridotti. Diciamo che questo tipo di navigare, di andare per mare, indubbiamente ha avuto negli ultimi 15 anni un grande sviluppo e un notevole aumento di interesse da parte degli armatori di barche di un certo livello, ma anche di barche di tipo familiare. Alla nostra 151 partecipano equipaggi
assolutamente di tipo familiare, papà, mamma e due ragazzi su barche piccole che magari mettono una volta e mezzo, due volte il tempo dei maxi, però si divertono, navigano, stanno bene. E vivono veramente il mare e la navigazione. Senti, un po' di rammarico non avere più l'Ora Rossa come base a Puntala. E purtroppo, poi anche i colori del club. Purtroppo sì, naturalmente Luna Rossa ha regatato con i nostri colori per due edizioni, 2000 e 2004, poi però le vicende anche economiche indubbiamente impongono scelte che sono diverse e quindi gli armatori, nel caso specifico l'armatore di Luna Rossa che è il signor Bertelli, ha fatto scelte, strade diverse che sono assolutamente comprensibili e di grande rammarico per noi che siamo del club, però la vita va così. Allora, torniamo un po' alla prossima stagione 2020, cosa c'è in calendario, oltre chiaramente le varie regate, poi il club ha sempre un po' la sua vita sociale, no? Sì, questo è vero, il club è un punto d'incontro per tutti quelli che vengono a Puntala, che sono più o meno appassionati di vela e di regate, ma che comunque sono persone legate al mare e legate a Puntala. Quindi il club è un po' come il faro sempre acceso nel porto di Puntala, perché quando durante il periodo invernale i servizi sono tutti chiusi, i bar e i ristoranti sono chiusi, l'unica luce ancora accesa molto spesso è proprio il nostro yacht club, che quindi accoglie un gran numero di soci che vengono qui per incontrarsi, per usufruire dei servizi del club come il solare, la piscina, anche il gioco di carte e anche semplicemente la possibilità di incontrarsi e venire a mangiare. Per cui oltre all'attività sportiva c'è anche un'attività ludica di bella partecipazione dei soci su tante cose e poi c'è questo aspetto anche logicamente della possibilità di usufruire i servizi di bar e ristorante. Sì, e questo è una cosa molto amata e molto diciamo desiderata per certi versi dai soci del club, che quando vengono qui vivono un momento di vacanza, di riposo, e quindi venire a rilassarsi al club con i suoi servizi e fare un buon pasto, un buon aperitivo nella nostra sede sicuramente per loro è un grande vantaggio e una cosa molto ambita. Allora, sette anni sei presidente. Quanto ancora? Difficile rispondere a questa domanda. Io vengo eletto dai soci, se loro mi vorranno potrò essere rieletto o come non essere rieletto. Quello che è chiaro è che io come rappresentante del consiglio direttivo e tutto il consiglio direttivo siamo un gruppo di amici, soci, che mettono le proprie attività a servizio del funzionamento e della buona gestione di un impianto come questo, che indubbiamente non può essere considerato trascurabile perché ha un bilancio importante, spese importanti e quindi bisogna essere in grado di poterlo gestire nella sua competenza. È una bella macchina. Una bella macchina sicuramente, è una macchina impegnativa. Bene, ringraziamo il presidente dello Yacht Club, il professor Alessandro Masini, e ora ci spostiamo nel terrazzo e incontriamo il presidente del Marina, l'avvocato Roberto Fusco. Allora, siamo sul terrazzo dello Yacht Club di Puntala insieme all'avvocato Roberto Fusco, presidente del Marina di Puntala S.p.A. Allora, presidente, innanzitutto lo sfondo è gradevolissimo, anche se c'è qualche nuvola, però quando si vede le barche si sta tutti bene. Certamente, poi questo è uno dei più bei porti del Tirreno e quindi anche se il tempo non è dei migliori oggi è sempre un piacere rispetto alla vita in città venire a vedere le proprie imbarcazioni e respirare un po' di aria buona. Sei il presidente da quanto? Da una decina d'anni e nel consiglio da 16. Beh, che è un bel percorso. Una certa esperienza ce la siamo fatta. Ecco, quando sei entrato com'era la situazione, come si è evoluta? La situazione era sostanzialmente la stessa, con 10 anni di meno in termini di usura delle strutture.
che naturalmente resistono al tempo, ma sono sul mare, quindi soggette alle ingiurie che il mare e la salsedine e il sole comportano. Però devo dire che è stato un fatto bene, progettato bene, che ha resistito molto bene. Quindi abbiamo gestito la ordinaria e straordinaria manutenzione per mantenerlo al livello in cui si trova oggi e che tu conosci bene. Senti, quali sono un po' gli interventi più importanti e necessari per mantenerlo a questo livello? Gli interventi per mantenerlo a questo livello variano a seconda delle condizioni di logoramento, appunto, vanno da quelli apprezzabili, diciamo, cosiddetta opera morta, cioè le parti apparenti, quindi le strutture fuori mare, e poi ci sono le strutture invece che sono sott'acqua, quindi le catenarie, che sono molto importanti perché sono quelle che tengono gli ancoraggi delle barche, che richiedono manutenzioni costanti e riordini. Poi ci sono le correnti galvaniche che possono aggredire in alcuni punti a seconda appunto di come gira la corrente, le parti strutturali sott'acqua, i pilastri, quindi tenerli monitorati e intervenire quando si presentano fenomeni di erosione che rischierebbero di pregiudicare la stabilità. Porto con circa 900 posti barca, sì. Un bel numero. Sì, un numero considerevole, poi considerando che è un porto che è nato negli anni 70 mutuando diciamo il costume e l'esperienza dei francesi, che furono i primi a attrezzare i cosiddetti port bateau. Noi insieme a Carla Galera fummo i primi porti italiani costruiti con questa, diciamo, filosofia, tant'è che il porto di Puntala è stato progettato dai dei francesi. È stato un bel lavoro. Sì, sì, in effetti sì, perché sono venuti con la loro esperienza e quindi il porto è molto apprezzabile, ha una diga molto poco impattante vista da fuori, e anche lo studio dei movimenti interni, delle correnti e del fenomeno della risacca, che in alcuni porti può essere fastidiosa, è stata ben risolta col fatto che l'acqua transita su. Allora, qual è un po' in relazione alla tua esperienza la figura del diportista, come è cambiato da quando sei a Puntala? Direi che non ci sono apprezzabili cambiamenti nei diportisti, che vanno comunque divisi in due grandi categorie: i velisti, gli amanti del mare, quindi quelli che cercano il rapporto più stretto con la natura, il vento, e poi invece i motoristi, che sono considerati una classe minore, però presente lo stesso. Direi che non ci sono stati sostanziali mutamenti, salvo l'invecchiamento di alcune generazioni di armatori, che vede un ricambio rallentato per una situazione di crisi generale che il paese sta vivendo da anni e quindi si ripercuote anche sulla nautica. Ecco, quindi in estate che barche potete ospitare? Fino a che dimensioni? Noi attualmente siamo nelle dimensioni storiche di questo porto e quindi noi possiamo ricevere barche diciamo fino ai 28-30 metri e in alcune condizioni particolari anche sui 35-40 metri, allocandole in modo parallelo rispetto alla banchina, cosiddetto all'inglese. In condizioni però normali, diciamo che possiamo attingere circa i 28-30 metri. Queste sono le massime dimensioni che il porto attualmente consente, secondo quello che fu il progetto di allora, che però è datato, insomma. Quindi avrebbe bisogno di. Invece il progetto nuovo? Allora, come tu sai, noi abbiamo avviato una decina d'anni fa un progetto di un percorso per ottenere le condizioni che consentano una ristrutturazione, una riqualificazione con un ampliamento del porto che possa consentire da un lato di poter allargare i posti barca attuali, che sono ormai molto stretti rispetto alle dimensioni progettate circa 50 anni fa delle imbarcazioni, e dall'altro lato che possa consentire di ospitare imbarcazioni più grandi, le cosiddette navi da diporto oltre i 25 metri, perché c'è una richiesta importante di questo tipo di ormeggi. Questa è una categoria di armatori che fa parte di una classe più ristretta, ma che è molto presente nel Tirreno e che quindi richiede la possibilità di poter ormeggiare nei porti. Quindi noi realizzeremo nel nostro progetto, che è stato avviato, ripeto, una decina d'anni fa e che spero possa vedere la sua conclusione tra un paio d'anni, con poi successivamente l'inizio dei lavori, potremo ospitare imbarcazioni fino a 70 metri. Ecco, a questo punto un calcolo dei tempi,
tempi e investimenti. Il calcolo dei tempi è un calcolo che purtroppo si può prevedere con una certa diciamo elasticità, sempre con un certo ottimismo, ma purtroppo ci si deve sempre confrontare con il sistema normativo italiano, con le varie sovrapposizioni normative, le molte competenze che interagiscono, interferiscono su progetti di questo tipo, essendo aree demaniali, e quindi rispetto a quelli che potrebbero essere i tempi che un imprenditore si prefigge, di fatto poi la dilatazione avviene naturalmente. Comunque diciamo che il grosso è stato fatto finora. Noi pensiamo in un paio d'anni di poter concludere l'iter amministrativo, burocratico, che consenta di formalizzare un nuovo accordo con l'amministrazione pubblica che ci consenta questo ampliamento nel contesto di una proroga necessaria e proporzionale della concessione per l'area demaniale. Un futuro davanti operativo. Un futuro operativo, siamo ansiosi di poterlo fare, ma trattandosi di un'operazione complessa perché di fatto coinvolge vari organismi, vari enti, quindi le verifiche di impatto ambientale, le sovrintendenze, gli aspetti concessori demaniali, gli aspetti urbanistici edilizi, insomma è una materia complessa, però la volontà di tutti, da tutti dichiarata a livello regionale, comunale, delle capitanerie di porto, cioè tutti gli organismi che hanno voce in capitolo, è importante, convergono tutti verso il consenso per eseguire l'operazione, però bisogna completare l'iter burocratico. Allora Presidente, buon lavoro, perché c'è da veramente augurarvi un buon lavoro sotto tutti i profili, su tutti i passaggi che ci ha raccontato. Grazie, molto gentile. Ora ci spostiamo al bar all'interno della, sempre della sede dello Yacht Club Puntala. Siamo tornati all'interno della sede sociale Yacht Club Puntala, al bar insieme al Presidente e al nuovo gestore. Allora Presidente, cosa è successo in questo inverno? Come si diceva nella parte precedente, la possibilità di fornire ai soci un'adeguata ristorazione è un elemento determinante per la sopravvivenza del club e per la loro soddisfazione soprattutto. E quindi, siccome i cicli della storia si modificano, quest'anno siamo giunti ad una nuova gestione di persona molto nota nella zona di Puntala come imprenditore e come ristoratore a Puntala, di Andrea Bindi, che voi potete vedere alla sinistra del nostro intervistatore, e che ha dato la sua disponibilità e il suo impegno, che sarà lungo e duro, per poter dare la soddisfazione ai soci che meritano. Noi siamo certi di avere una grande soddisfazione da parte loro, da parte di noi tutti che siamo i dirigenti del club, e di conseguenza non posso che fargli i miei auguri di benvenuto e, come si dice in questi casi, buon vento Andrea. Grazie Presidente di questa introduzione importante, perché chiaramente ogni cambio di gestione c'è poi anche un'attesa anche da parte dei soci, per cui significa anche per scoprire che cosa di nuovo ci può essere. Esattamente, e io sono convinto che i nostri soci scopriranno delle cose buone ed interessanti. Grazie Presidente. Entriamo invece con Andrea Bindi, come l'ha presentato il professor Masini, imprenditore, ha una bellissima attività sulla costa tirrenica qui a Puntala, un bagno, lo Sporting e Punta Hidalgo. All'interno c'è cresciuto nel tempo, prima solo la spiaggia, poi il solario, poi il bar, poi il ristorante. Il ristorante è stato un successo di questi ultimi quanti anni, Andrea? 8 anni. 8 anni. 8 anni. Questo è il 9° anno. E quindi io ringrazio il Presidente per le belle parole, e cercheremo con il massimo impegno
di ricambiare la loro stima con il nostro operato. Ci impegneremo al massimo, tutta l'esperienza acquisita negli anni la metteremo a disposizione del club, cercando veramente di far, diciamo, felici i soci, i presidenti, la direzione tutta, perché l'impegno sarà veramente massimo e con il cuore, perché noi amiamo Puntala, io amo Puntala in maniera veramente profonda, quindi l'impegno sarà veramente massimo. Senti, e questa decisione come è arrivata? Ma la decisione è stata ponderata a lungo, perché comunque sia se ne è parlato in tempi anche lontani, nel senso da come poi è successo all'ultimo momento, verso settembre-ottobre sono stato in pratica raggiunto dalla direzione tutta, dal presidente, ma ho preso tempo e quindi abbiamo ponderato a lungo, poi un mese fa è stata presa questa decisione e siamo partiti con il massimo impegno e con tutto quello che ha bisogno il club. Siamo partiti con uno staff importante, dal barman allo chef, abbiamo veramente una squadra fatta con attenzione proprio per poter affrontare una stagione di impegni tra il ristorante, tra le regate, tra i buffet, tutto quello che sarà la vita del club, quindi noi ci siamo organizzati in maniera di far bella figura, questo noi speriamo. È un club che poi ha anche una bella dislocazione, non solo a livello panoramico e estetica, ma parte anche da una zona di solarium dove i soci possano stare tranquillamente seduti nelle sdraie e nei lettini, poi c'è il solarium stesso dove possano intrattenersi e poter così consumare un pasto, colazione, e poi la zona del ristorante interno con poi la pagoda esterna per l'estate. Beh, il club, la struttura è meravigliosa, penso sia una tra le più belle in assoluto, quindi la zona esterna, la zona solarium, noi daremo il servizio a chi si fermerà a pranzo con panini, insalate e anche dei primi piatti, e questo sarà attuabile dai primi di giugno, da primi di giugno, metà giugno, da quando parte la stagione estiva. All'esterno faremo degli aperitivi, cureremo in maniera particolare questa zona dove in pratica il barman, che è veramente un barman di livello, esprimerà tutta la sua bravura facendo aperitivi, accogliendo le persone nella maniera più diciamo professionale che c'è. Quindi cercheremo di dar vita a tutte queste zone in maniera da poter coprire tutta l'area del club. Una bella brigata in cucina, un bello staff in sala e un bel barman. Assolutamente sì, siamo veramente partiti alla grande, siamo partiti la settimana passata, abbiamo avuto un riscontro importante dei soci, sono direi quelli che sono venuti sono tutti contenti, e questo ci dà veramente l'energia di far meglio, di proseguire e di migliorare sempre, perché si deve sempre migliorare comunque. Sì. E qui vediamo tre cocktail preparati. Multicolors, tutti molto belli, molto carini, e Giacinto, sì, esatto. Un bravissimo barman. Esatto. Bene, allora noi vi auguriamo un buon lavoro. Grazie. E ci vedremo durante l'estate. Buon lavoro. Siamo qui ad aspettarvi. Grazie. Grazie. E ora ci spostiamo, andiamo al piano dell'ingresso di sotto, dove incontriamo il segretario generale Emanuele Sacripanti. Allora, ci troviamo nell'ingresso della sede sociale dello Yacht Club Puntala, e qui c'è anche la reception, per cui significa da qui inizia tutta quella che è la vita del club, insieme a Emanuele Sacripanti, segretario generale. Allora, segretario generale, parliamo un po' della prossima stagione 2020, quali sono le cose che saranno poter vedere, partecipare allo Yacht Club di Puntala. Come calendario è un calendario molto, molto ricco di eventi, abbiamo regate giovanili, abbiamo regate di altura, abbiamo veleggiate, iniziamo diciamo con il termine del campionato invernale, che è una regata tradizionale di Puntala, una regata dove le imbarcazioni possono diciamo così svernare in modo attivo, quindi sia gli equipaggi che le imbarcazioni, per essere messe a punto poi per la stagione primaverile e estiva. Quest'anno dalla metà marzo avremo invece una regata nuova per Puntala, è una regata della classe Mini 650, una regata che vedrà una ventina di partecipanti, sono imbarcazioni che devono fare un percorso di circa 180 miglia, quindi con una notte e anche due di navigazione.
Quale sarà lo specchio d'acqua interessato? Il percorso previsto, salvo variazioni per condizioni meteo diverse, Puntala, andranno alla Capraia, l'Isola d'Elba, Giglio, Giannutri e poi tornano a Puntala. Che praticamente sud e poi rientra. Sì, tutto diciamo una situazione qui nell'arcipelago toscano, quindi un percorso che un po', come dire, in piccolo replica la 151 miglia. Poi avremo due regate giovanili molto importanti, avremo due nazionali, uno della classe 29, che anche l'anno scorso abbiamo fatto e quest'anno torna a Puntala. È una ranking nazionale, quindi di ragazzi di un livello alto. Poi avremo una regata, sempre una regata nazionale della classe FEVA. La classe FEVA è una classe propedeutica alla classe 29, quindi sono ragazzi un po' più giovani. Avremo ancora sempre una regata nazionale della classe Snipe, che sono diversi anni che vengono a regatare a Puntala. E poi si va verso maggio-giugno con le regate tradizionali di Puntala, la 151 miglia che è arrivata alla 11ª edizione e abbiamo proprio ieri dovuto chiudere le iscrizioni perché con un solo mese di apertura delle iscrizioni siamo arrivati a oltre 255 imbarcazioni, quindi in questo momento è un numero importante e quindi il comitato organizzatore sta valutando se poter accettare altre imbarcazioni. È cresciuta in maniera esponenziale. La 151 è cresciuta molto in modo esponenziale perché ogni anno è cresciuta di 30-40 unità ogni anno. Considerando che la prima edizione eravamo più o meno una cinquantina di imbarcazioni, dopo 11 edizioni averne 250 è un bel successo. È diventata ormai la regata d'altura più importante diciamo, a livello nazionale. Poi abbiamo il tradizionale Gavitello d'Argento intitolato al professor Bruno Calandriello, quindi il nostro past president storico. Poi avremo il ritorno della una regata di cantiere, del cantiere del Pardo, quindi la Gran Soleil Cup. Abbiamo sempre in calendario due veleggiate storiche di Puntala, una primavera che è la Vela Golf, quindi la regata in abbinamento vela e golf, quindi ci saranno un giorno dedicato alla vela e un giorno dedicato alla gara di golf e poi la combinata chiaramente programmerai la squadra vincitore tra le due discipline. Poi ci sarà un'altra veleggiata molto simpatica e che tutti aspettano sempre a Puntala, è la Pink Sailing, una regata al femminile. Le donne, una regata al femminile, una regata dove c'è questa predominanza degli equipaggi femminili o con titoli o con premi diciamo, dedicati alle donne, anche questa è una due giorni molto interessante e molto carina. Poi ci fermiamo un attimino per la stagione estiva del club e riapriamo però sempre con alto livello perché quest'anno avremo altri due eventi, uno della classe J70, il campionato italiano J70 e la Coppa Italia d'altura, quindi l'UVAI, l'associazione di classe, ci ha chiesto di ospitare il campionato d'altura, insomma Coppa Italia qui a Puntala, quindi un calendario che spazia dalle barche di altura, alle classi giovanili, alle veleggiate, ce n'è un po' per tutti. Per tutti, per cui significa se noi seguiremo parte di tutti questi eventi, per cui vedremo anche così la possibilità di poterli vedere e capire anche tante cose che nascondano una regata in barca vela, per cui significa è interessante anche perché è una disciplina molto tecnica, molto bella e appassionata. Con poi quello che sarà l'epilogo di quando ci sarà nuovamente la Coppa America, in che anno ci sarà? Quest'anno, fra 100 giorni. Fra 100 giorni c'è la Coppa America, rivedremo Luna Rossa nuovamente sul campo, Luna Rossa che ha avuto i suoi albori qui a Puntala, poi si è spostata, per cui significa che l'Italia tornerà un po' a essere partecipe di questo bellissimo evento. Allora, però ora, prima di lasciarti e di concludere questa nostra passeggiata qua sullo Yacht Club Puntala, facciamo un po' un percorso con le immagini e te ci racconti come è organizzato lo Yacht Club di Puntala.
Yacht Club di Puntala, innanzitutto, ecco, come dove siamo ora è l'ingresso, quindi questa scalinata che porta al piano superiore dove ci sono i servizi di bar, ristorante, piscina, solarium. La zona bassa, quindi all'ingresso, è dedicata più ai servizi di ufficio, quindi c'è la segreteria vera e propria con le stanze, diciamo, dedicate appunto alle ragazze della segreteria, al personale di segreteria, che svolgono sia segreteria generale, quindi segreteria relativa al corpo sociale, al servizio dei soci, e sia in occasione di regate, segreteria appunto regate per seguire tutti gli adempimenti, le classifiche e quant'altro attinenti a una regata o una veleggiata. Poi c'è una sala riunioni dedicata appunto prevalentemente alle riunioni di consiglio direttivo o a disposizione dei soci che vogliono o debbano, insomma, avere dei momenti di coinvolgimento di gruppo oppure, insomma, essere un pochino più riservati. Poi sempre nel piano di sotto abbiamo la zona spogliatoi uomini e donne per la parte servizi estivi, piscina e zona solare, una stanza palestra, un'area palestra, quindi di poter fare un po' di movimento sia i soci, ma prevalentemente viene utilizzata invece dalla nostra squadra agonistica dei ragazzi. Che stanno andando molto bene, no? Sì, stanno andando molto bene, perché quest'anno poi c'è uno sviluppo ulteriore della squadra agonistica, perché l'anno scorso avevamo solo una classe che seguivamo, che era la classe appunto 29. Quest'anno, oltre alla classe 29, che sono tre equipaggi, abbiamo la classe FEVA e categoria parasailing, quindi parasailing, quindi i ragazzi, diciamo, diversamente abili. Ognuna di questo settore ha un allenatore di riferimento, quindi c'è tutto un movimento, oltre alle regate che dicevamo qui nostre, organizzate e gestite dallo Yacht Club Puntala, una serie di eventi nazionali e internazionali dove la nostra squadra agonistica giovanile parteciperà. Tra qualche giorno, proprio mercoledì, la squadra 29 è in partenza per Palermo, dove c'è la prima regata nazionale 29, e quindi ci sarà, diciamo, la prima delle quattro regate della ranking italiana. Tutto questo percorso porterà sia i ragazzi dell'RS FEVA sia i ragazzi del 29 ai campionati italiani classi olimpiche, che si svolgeranno a settembre qui nel Golfo di Follonica. Sopra, insomma, al piano superiore invece abbiamo la zona appunto ristorante, la zona bar, la zona solarium con una vista mozzafiato sullo Sparviero, sull'isola dello Sparviero. E anche un'area per poter giocare a burraco, per cui significa il club, diciamo, è polivalente, perché oltre all'attività sportiva e di regate deve mettere a disposizione dei soci attività che sono dalla zona TV alla zona appunto gioco delle carte e quant'altro. Bene, allora questo è come ci ha raccontato il segretario generale, ci ha descritto, come avete visto un po' anche nelle immagini, quello che è la realtà della sede sociale dello Yacht Club di Puntala. Noi seguiremo alcuni, come ho detto, degli eventi sportivi, più seguiremo anche un po' i ragazzi che si stanno cimentando, che stanno diventando grandi e bravi. Eh sì, saranno allora, i soci di domani. Beh, questo è un po' il programma dello Yacht Club del Marina di Puntala, il programma per la nuova stagione 2020, che lentamente si sta avvicinando, per cui noi saremo molto disponibili a raccontarvi, a far vedere questa realtà della bellissima area di Puntala nella nostra costa toscana. Grazie, grazie a te, Emanuele, buon lavoro, e seguiteci, perché vi faremo vivere tanti momenti belli in mare.